Il Canada pagherà circa 172.000 euro per riprendersi 69 container pieni di spazzatura spediti nelle Filippine 6 anni fa, dopo che il presidente filippino Duterte aveva minacciato di scaricarli nelle acque canadesi. Il ministro degli esteri, Teodoro Loxin, ha detto che i rifiuti spediti nel paese da Australia, Corea del Sud e Hong Kong saranno i prossimi a essere restituiti. Le Filippine non sono il primo paese del sud-est asiatico a voler rimandare indietro i carichi di spazzatura inviati dai paesi ricchi per essere smaltiti nelle discariche illegali. Martedì la Malesia aveva detto che avrebbe rimandato indietro a Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito quasi 3.000 tonnellate di rifiuti di plastica non riciclabile dopo che 60 container pieni di rifiuti erano stati intercettati mentre venivano introdotti di nascosto nel paese. Dopo la chiusura, le importazioni di scarti di plastica non riciclabile sancita lo scorso anno dalla Cina tra Oriente e Occidente sta scoppiando un vero e proprio contenzioso per via dei rifiuti di plastica che i paesi dell'Europa e dell'America continuano a inviare in Asia, spesso in modo illegale. Paesi come Malesia, Filippine e anche la Cina sono stanchi di questo comportamento, come sottolinea Lea Gerrero, direttore Greenpeace Filippine, per la quale il commercio di rifiuti è una pratica inaccettabile e deplorevole, soprattutto quando parte dai paesi nel nord del mondo. Il commercio di rifiuti incide sui diritti umani delle persone, dice, che sono costrette ad accettarli.